ridotto che c'è tutto attorno allo stadio. Si parla, va bene, tempi non tanto distanti, ovvero 2 anni fa c'erano 24.000 persone a Lugano. L'indotto che crea, tra, come si diceva prima, il calcio palla, quindi con alberghi, pullman, negozi di merchandising e quant'altro, oltre a far lavorare tante persone, fa lavorare di conseguenza anche il comune, comunque anche il comune avrà degli introiti indiretti, se non diretti, da 24.000 persone che vanno allo stadio. Perciò l'impegno che si chiede, sì, sicuramente al futuro sindaco, sicuramente anche chi non diventerà sindaco, ma starà alla posizione per far sì di dire ogni tanto ricordiamoci che c'è anche il calcio Padova, ricordiamoci che comunque per quanto possiamo considerarvi poco, se volete considerarvi poco, ci sono 5.000 persone che in alcuni anni erano anche 10.000 se non di più, che davano fiducia già ad agosto al calcio Padova. Non so quante altre realtà nella città di Padova ci siano che muovono così tanta gente. Perciò ecco, l'impegno è che chiediamo che venga preso è questo. Noi siamo i primi a sapere che, come dicevamo l'altra sera, che se vado io a bussare alla porta dell'imprenditore X si mette a ridere. Se ci va il sindaco, magari comincia a prendersi la mente. Poi alla fine è inutile nascondersi, nessuno si alza la mattina e dice io butto via soldi, come non l'ha fatto in questo momento Pinocchio. Pinocchio sta buttando via i soldi di qualcun altro. E perciò bisognerà probabilmente che il candidato, il sindaco, vada incontro all'eventuale imprenditore o agli eventuali imprenditori perché questi poi acquistino il calcio Padova, come a suo punto è stato.